Ciao, io sono Giorgia e questo è il video di recap delle letture che ho fatto tra maggio e giugno. A maggio non vi ho portato nessun video di questo tipo perché vi ho parlato di alcuni libri letti, la maggior parte in realtà, nel mese di maggio, ovvero quelli legati alla fantascienza queer e trans. Di conseguenza c'era poco altro di cui parlare e ho deciso di raggruppare tutto. Infatti, come prima cosa, vi mostro quelli che sono stati i libri di cui stavo parlando poc'anzi, che ho letto a maggio. Vado in ordine di lettura. In primis, I Vegumani di Claria Farris, che è un solarpunk edito da Zona 42, ambientato in una specie di Sardegna in cui appunto la siccità ha preso sopravvento, il calore del sole è diventato insopportabile e i protagonisti dovranno fare in modo di capire come contaminarsi con la natura, ibridarsi con questa e assumere anche un po' il ruolo dei vegetali, come si evince dal titolo. Non vado nel dettaglio perché vi lascio qua sopra nelle schede il video dedicato se siete interessati a un approfondimento. Il secondo libro è Membrana di Cheetah Way, questo è un altro distopico ambientato in un futuro in cui l'umanità si è rifugiata sotto l'acqua. Nella città di T abbiamo la nostra protagonista Momu, un estetista, un ruolo molto importante in questo mondo, che si occupa della cura della pelle dei suoi pazienti, e il ruolo della pelle, della membrana e del corpo stesso della protagonista ha un ruolo preminente perché si trattano tematiche appunto trans e c'è un grande mistero che aleggia attorno al rapporto della protagonista con sua madre, che è quello che si andrà a indagare all'interno di questo libro. E infine una raccolta di racconti, questo è edito Abbia Editore, edita Future Fiction, che è il mio genere top secret, fantascienza queer e trans con la traduzione di Martina Del Romano. Sono dei racconti meravigliosi che affrontano tantissime sfaccettature della queerness, della transessualità, passando dai personaggi non binary o comunque androidi e anche robot, creature liminali che non fanno parte di nessuna categoria, etichetta ben distinta. Mi sono piaciuti veramente tutti, io poi ho questa abitudine di indicare sempre a fine del racconto cosa mi è piaciuto, cosa no, per tenere anche più vivo il ricordo. Ve la consiglio veramente tanto perché io ho aspettato fin troppo per leggere questi libri e poi me ne sono pentita perché ho detto ma che cosa ho fatto fino ad ora? Poi ho recuperato un numero di Alcalina, questo è il numero 4 che ho acquistato nel corso della fiera Marginalia che si è tenuta in primavera qua a Milano. Devo dire che il mio feedback è altalenante, come spesso accade con quasi tutte le raccolte di racconti, nonostante questa sia diciamo una rivista, quindi molto più breve. Non è stato così per il mio genere top secret perché è proprio un'eccezione, però non sempre i racconti ci piacciono tutti, infatti alcuni mi hanno lasciato perplessa, altri non mi hanno lasciato nulla di che e molti altri invece mi sono piaciuti tanto. Nello specifico mi è piaciuto molto il racconto di Axalidia Vallotto, Un cielo rosso papavero, e anche Sotto un cielo d'ametista di Federico De Manachino, che è molto, forse questo è il mio preferito in assoluto. Gli altri tra benino e non particolarmente entusiasmanti. Non vedo l'ora poi che esca la nuova raccolta di Nozze mostruose, che è un tema che mi ispira particolarmente, sono molto curiosa di vedere come poi gli autori selezionati avranno scelto di declinare questo tema. Poi ho fatto una lettura davvero allucinante di cui mi immagino abbiate sentito parlare un po' tutti, ovvero Yellow Face di R.F. Kuang, pubblicato a maggio, se non ricordo male, da Oscar Wolt. Si tratta di una storia che esula un po' dal solito genere che tratta l'autrice, perché si parla di un libro che è un contemporaneo un po' thriller, che va a indagare tantissimo le dinamiche editoriali, soprattutto quelle straniere americane. La nostra protagonista Juniper è una scrittrice ed è amica della stella del momento, ovvero Athena Liu, che è una ragazza sino-americana, quindi di origini cinesi e di bellissimo aspetto, che è proprio sotto i riflettori dell'editoria americana, un po' come Rebecca Kuang, ok? Quindi ho apprezzato questi parallelismi. E Juniper la frequenta un po' per noia, un po' talvolta per invidia, sta di fatto che si trova coinvolta nella sua morte, cioè non coinvolta perché ha fatto qualcosa, ma si trova ad assistere alla morte inaspettata, improvvisa e senza senso della amica. Però che cosa fa oltre ad essere traumatizzata chiaramente dall'evento? Forse non era traumatizzata abbastanza perché decide di rubare il manoscritto a cui Athena aveva lavorato fino a quel momento, The Last Front. Se ne appropria e lo fa suo. Lo fa suo, diciamo, in un atto di, come per dire, riscrittura postuma, lo rielabora, lo modifica in una seconda stesura tutta sua,
raccontandosi una marea di bugie continuamente, volendo in realtà semplicemente ottenere una vendetta, essere vista e soprattutto vedere se il successo riguarda determinate variabili spazio-temporali, socio-culturali, eccetera, eccetera, o l'effettiva bravura di una scrittrice. In questo caso lei ci mette anche del suo, perché la prima bozza di un romanzo è sicuramente una cozzaglia di frasi che il più delle volte suonano male, sono brutte da rivedere e da riscrivere. Tuttavia ruba il lavoro a una persona morta, quindi c'è proprio il massimo. E tutta la storia va a scavare all'interno delle assurdità che Juniper Song perpetua nei confronti della memoria di Athena Liu, ma in generale non solo della sua memoria, cioè proprio quanto lei cerca di autoconvincersi di star facendo del bene, di star facendo la cosa giusta, di non essere nel torto. E più si va avanti nella storia, più accadono cose terribili, perché vi assicuro che in questo romanzo non c'è limite al peggio, si scava sempre più a fondo nella merda dell'umanità, in questo caso nella merda di Juniper. Ci troviamo anche quasi a giustificare la protagonista, perché siamo abituati, cioè abbiamo un bare minimum talmente basso, per cui quando fa determinate cose dici vabbè, per questo motivo la posso capire, ed è lì che ti fermi e dici oh mio Dio, sono una persona orribile, e ti senti male. Tra l'altro questo è proprio quel genere di romanzo che mi dà fastidio, ma in senso buono, perché è talmente forte il coinvolgimento e proprio l'immedesimazione nella storia, perché viene raccontata dal punto di vista di Juniper, che io mi sentivo male, malissimo, mi vergognavo per tutte le cose orribili che stava facendo nel corso del romanzo, tra l'altro credendo di essere brava, di essere nel giusto appunto. E c'erano quindi tutti questi momenti in cui io ero costretta a chiudere il libro, a smettere di leggere, nonostante io fossi veramente avvolta nelle sue spire e desiderassi sapere come sarebbe andato a finire. Però non riuscivo fisicamente a continuare, perché mi causava un disagio fisico, mi sentivo male, e penso che questo abbia proprio a che vedere con le persone che come me sono, cioè, empatizzano tanto con il testo scritto, e in questo caso appunto sentire queste cose e a volte percepirle come normali, proprio perché siamo nella testa di Juniper e finiamo inevitabilmente per giustificarla anche noi, perché lei si giustifica continuamente, è terrificante. Quindi ci porta soprattutto a noi scrittrici a pensare che cosa fare saremmo disposti a fare pur di raggiungere quel minimo livello di notorietà, ma anche a ovviamente scoperchiare tutte le ingiustizie del sistema editoriale, che inevitabilmente decide che cosa sarà il best seller del momento, ok? Quindi è stato un libro davvero pazzesco, che mi ha nauseata, mi ha disgustata, che soprattutto mi ha colpita emotivamente, che è una cosa, appunto, un effetto molto positivo. Se la scrittura ti colpisce così tanto, significa che chi scrive ha fatto un ottimo lavoro, ed è quello che è stato con Yellowface, e perciò, wow, veramente forse uno dei libri migliori di quest'anno, non me l'aspettavo, e questo mi fa venire voglia anche di leggere altro dell'autrice, benché ovviamente gli altri libri che ha scritto, tra Dark Academia, Dark Fantasy, eccetera, abbiano, diciamo, temi diversi, ma diciamo che i toni rimangono molto cupi e molto scuri, e questo ci piace. Oh, poi vi posso finalmente parlare di una lettura che ho fatto in super mega anteprima come beta lettrice, ovvero Robin Blood di Luca Fagiolo, che uscirà per Acheron Books alla fine del mese, il 26 di luglio. Io l'ho letto a maggio, appunto, facendo da beta lettrice, ed è stato veramente un roller coaster di emozioni. Intanto, di che cosa parla questo romanzo? È ambientato a fine anni 90 in una Modena ucronica, ovvero mutina, in cui i vampiri in generale in tutta Italia hanno preso il sopravvento. Ciò significa che le città sono assoggettate a loro e i cittadini devono pagare delle tasse di sangue. Il nostro protagonista è ovviamente questo Robin Blood fantomatico, paride, che ruba le sacche di sangue per darle all'ospedale, per permettere ai pazienti, alle persone che stanno male, di fare delle trasfusioni, cosa che risulta complicatissima in un regime di sangue del genere. Tranne che una notte si imbatte in una ragazza, Cornelia, che sembra essere molto importante per il siniscalco della città, Bartolomeo, e quindi lui è disposto a tutto per cercare di salvarla, ovviamente per mettere i bastoni tra le ruote a lo strigo, ovvero diciamo, il grado inferiore del vampiro che comanda la città di Mutina. Perciò, insomma, queste sono le premesse. Quello che vi posso dire io a livello di ritmo, stile, eccetera, eccetera, che è un romanzo veramente al cardiopalma. Luca Fagiolo costruisce un ritmo serratissimo sin dalle prime pagine, che non c'è mai un momento di respiro, anche perché
non è propriamente un heist, però prevede veramente tante fughe rocambolesche, e quindi non c'è mai un secondo all'interno di questo libro in cui noi possiamo fermarci un attimo e prendere respiro, cioè sono veramente poche pagine quelle in cui accade ciò, e di conseguenza appunto siamo sempre incalzati anche da uno stile che è super incalzante, scusate la ripetizione, ma è il termine corretto, perché con frasi brevi, ben strutturate, che ti portano dritto al punto, l'autore ci permette proprio di macinare pagine su pagine, almeno questo è stato l'effetto che ha avuto su di me. Io ho sempre il timore di fare beta letture perché sono lenta, a volte mi perdo, però in questo caso davvero il ritmo era talmente serrato, succedevano così tante cose all'interno di ogni capitolo che io mi trovavo spiazzata e volevo leggere sempre di più, oltre a fornire dei commenti da lettrice, volevo proprio sapere, volevo leggerlo questo libro, non solo commentarlo come beta, quindi è stata un'esperienza davvero interessante. Oltretutto ci sono due punti di vista in questo libro, ok? Non vi spoilerò di chi è il secondo, però è un villain, ok? E è assolutamente il mio punto di vista preferito, perché Paride, per quanto comunque l'eroe della situazione, per me risulta meno interessante della prospettiva malvagia di questa storia, che ha anche proprio un modo di esporsi, di raccontarsi completamente diversa, cioè c'è proprio un tono più cupo, più malvagio, cioè c'è questa oscurità sottesa nei capitoli secondari che a me è piaciuta tantissimo, proprio un lessico diverso, molto più incazzato. E quindi niente, in generale non posso che consigliarvi questo urban fantasy con tinte talvolta dark, soprattutto sul finale. Devo dire che il mio amico Luca ha fatto un ottimo lavoro, quindi se volete godervi una nuova penna italiana che ha anche delle tendenze molto pulp, quel tipo di stile lì, io vi consiglio tantissimo di leggere Robin Blood. Passando a giugno invece mi sono letta questo librettino che è Folletti, altre strane creature, Milano e la Lombardia di Elisabetta Colombo e Milena Maganzini, stavo per leggere Magazzini. L'ho preso in biblioteca perché, faccio vedere subito, a parte che si vede piccolissimo, ma è scritto anche enorme, con tantissime immagini, di conseguenza non volevo spendere 11,50 euro per questo testo, perché non sapevo quanto potesse essermi utile, anche perché su Milano, Lombardia, la Brianza, eccetera, a livello di folklore purtroppo c'è pochino, o almeno io sto riscontrando poco materiale, perciò temevo di trovarmi di fronte a un testo scarno, ed è effettivamente quello che è stato, cioè ci sono tanti nomi, tante descrizioni poco utili, ma poca sostanza effettiva, cioè è uno spataffione, un elenco di nomi di questi folletti, di queste aree geografiche, che però all'atto pratico ti danno ben poco di contenutistico, non ci sono grandi leggende, abitudini, eccetera, sono tutti molto simili tra loro. Io ho anche provato a googlare qualche nome di questi, ma molti, vi devo dire, neanche li ho trovati, quindi cioè, boh, sono un po' perplessa. In realtà c'è anche una piccola bibliografia di un paio di paginette, però non lo so, devo sicuramente attingere a questo elenco per capire se c'è altro, ma purtroppo questo testo non è stato soddisfacente, ma scrivendo una cosa così breve è difficile anche fare un compendio soddisfacente che ne risulti davvero puntuale. Proseguiamo con un altro libro che mi è piaciuto tantissimo. Maggio e giugno sono stati ricchi di belle letture, Yellowface, Robin Blood, ma anche Cuore di Ossidiana, che anche questo rientra a pieno titolo tra i libri più belli del 2024, di Michael R. Fletcher. Mi era stato inviato la scorsa estate da Lettere Elettriche, è un volume della collana Badlands. Quindi dark fantasy, grimdark, non si sa, è tutto così, cioè c'è questo pure dibattito tra quale sia la categorizzazione corretta. Sta di fatto che non mi interessa, a me è piaciuto da impazzire. Noi seguiamo il protagonista Kraen, che si sveglia sapendo di essere, diciamo, risorto, ok? Di aver già vissuto, e che i pezzi del suo cuore sono sparsi in giro, lui deve trovarli. Trovando questi pezzi di un cuore di ossidiana, appunto come da titolo, riesce a recuperare dei ricordi del suo passato. Ora, a parte che tutta la gestione di questa faccenda è gestita con dovizia e maestria da parte dell'autore, che all'estero pubblica tra l'altro quasi solo in self. Sono molto contenta che sia stato portato in Italia, ci sono anche le immagini un po' sfocate, vi devo dire la verità, all'interno di questa edizione. La narrazione è in prima persona al passato, il che appunto ci permette di essere tanto dentro la testa del protagonista, e con delle incursioni anche di quello che è stato, reminiscenze di un passato che lui non ricorda. Che cosa intendo dire? Magari a volte utilizza delle espressioni, vi dico, per gli dèi, e poi si ferma e si dice, aspetta, ma che dèi?
non capisco, non ho dei riferimenti. E in tutto ciò è passato grande tempo da quando lui ha vissuto e quindi deve barcamenarsi tra i pochi ricordi frammentati come la sua anima, il suo cuore che ha a disposizione e anche quello che riesce a carpire dal mondo esterno, dalle persone che incontra, che ama, che odia, eccetera, eccetera. Ci sono appunto tutta una serie di sensazioni che sono rimaste fortissime in lui, come ad esempio l'odio per i maghi, ma tutto questo non lo porta da nessuna parte a meno che riesca a recuperare tutti i pezzi mancanti del suo cuore e a ricomporre il puzzle della sua esistenza. Un'esistenza passata che sembra essere votata all'oscurità. Quindi questo libro si basa anche tantissimo sulla difficoltà dell'intraprendere il proprio destino, cioè sapendo quello che è già stato, in quale misura ne siamo influenzati e quanto di ciò che eravamo influenza quello che potremo essere? Esiste un destino, un fato che ci guida oppure siamo noi a plasmarlo? Queste sono domande molto interessanti che mi piace tanto esplorare all'interno della narrativa e che all'interno di questo romanzo Fletcher espande tantissimo e ci permette proprio di andare ad approfondire grazie al protagonista che mi è piaciuto tantissimo e soprattutto Fletcher scrive, ha uno stile sicuramente unico. Quando si parla di voce autoriale io penso a libri del genere, libri in cui si riesce a ibridare perfettamente la voce del protagonista, che è una cosa a parte rispetto alla voce autoriale, con quella appunto di chi scrive, della persona scrivente, che ha ovviamente dei vezzi stilistici, delle modalità ricorrenti di narrazione. L'intrecciarsi di flashback e ricordi del passato sicuramente ha aiutato a definire lo stile di questo libro. Comunque io ve lo consiglio tantissimo e ha anche aperto delle parentesi interessanti su quanto sia strano che determinati lettori, se gli dici romantasy, ti dicono no, io non voglio leggere storie d'amore, che schifo. Peccato che all'interno di questo libro l'amore sia una delle componenti principali, nonché rilevanti della personalità di Crane stesso, quindi non lo so, lasciamo ai posteri l'ardua sentenza. Poi ho fatto un ascolto su BookBeat, grazie alla prova gratuita di 90 giorni, non ho ascoltato molti audiolibri ultimamente, ho fatto più fatica, dato che al Salone del Libro di Torino abbiamo fatto un panel sul fantastico italiano che era intitolato da Sandokan ad Aymerich, io non ho mai letto nessuno dei due, mi sono detta, allora, Sandokan sinceramente non mi interessa molto, perché è di questa Malesia inventata, un po' fantasy, visionaria, eccetera, mi interessa poco, invece un Evangelisti, che appunto di cui ho sempre sentito parlare in termini entusiastici, insomma ero interessata ad approfondire, quindi mi sono ascoltata il primo libro della saga di Nicholas Aymerich Inquisitore. Questo primo libro si chiama, sì, proprio Nicholas Aymerich Inquisitore, o il mio reading journal, su BookBeat, e l'esperimento è andato bene, nel senso che bene benino a tratti. Sicuramente quello che Evangelisti crea è un impianto narrativo molto interessante, perché si sviluppa su tre livelli differenti. Uno nel 1200 qualcosa, che è dove seguiamo la storia di Aymerich, dell'Inquisizione, a Saragozza, eccetera, eccetera. Uno nel presente, dove invece vediamo le vicende di Frolifer, che è uno scienziato, diciamo quello che potremmo definire uno scienziato pazzo, che mette in piedi delle teorie molto strane, quasi appunto esoteriche, perché lui teorizza l'esistenza di delle onde psitroniche, tali per cui, diciamo, la presenza di tante persone che, ve la faccio breve, pensano intensamente alla stessa cosa, possano concretizzarla, e questo spiega l'esistenza o la manifestazione delle divinità, eccetera, eccetera. Nel futuro invece vediamo 2100, 2200, non mi ricordo, comunque nel futuro vediamo effettivamente concretizzarsi le teorie che ha profetizzato in una certa maniera Frolifer. Si fanno dei viaggi nello spazio, ma soprattutto tra lo spazio e tempo, utilizzando questi rocchetti Frolifer, eccetera, eccetera, insomma, sulla base delle sue teorie. E resta da capire ovviamente come queste tre realtà sono collegate, posto che il nostro protagonista principale, che ha il maggior numero di capitoli, resta Nicholas Aymerich, l'Inquisitore, un personaggio veramente bruttissimo nel senso buono, nel senso che è molto sfaccettato, disgustoso, un essere umano che non vorresti, in cui non vorresti neanche scambiare una colazione, cioè proprio no grazie, che lui odia l'umanità, crede di essere superiore a tutti, forse lo è a livello di intelletto, però è una persona arrogante, meschina, eccetera, eccetera, e stanno succedendo cose strane nella sua realtà, come ad esempio l'apparizione di bambini bifronti. E quindi indaghiamo tramite lui e tramite gli scorci sul presente e sul passato quello che sta accadendo. Ora, io ho trovato davvero molto interessante, come dice all'inizio, l'impianto narrativo, questo tipo di esperienza
sperimentazione che comunque va tra la fantascienza e il fantasy, e da qui appunto ho compreso le difficoltà nel definire proprio il sottogenere di questa serie. Mi fa ridere che Evangelisti dicesse no, io ho scritto fantascienza, no tesoro, non è uno sci fantasy storico, se proprio dobbiamo dare una definizione etichettosa, dovendo seguire le etichette, ok? Però ecco, ci sono tante cose fighe, soprattutto dal punto di vista delle super cazzole fantascientifiche che ci vengono teorizzate all'inizio, eccetera, eccetera. Quindi devo dire che appunto mi è piaciuto nel complesso, però non ci vivrei e questo comporta che non mi interessa proseguire la saga. Letto questo, non ho più interesse a leggere altro di Nicholas Heinrich. Quello che però mi ha reso la lettura un po' più complicata è il fatto che nella linea del passato le donne sono il nemico, ok? E tuttavia sono anche le protagoniste più interessanti, cioè, e questo è un problema, perché a me sarebbe piaciuto leggere quel tipo di storia, non quella di Heinrich, posto che comunque gli uomini sono tutti abietti, sono tutte delle persone di merda, quindi non stiamo dicendo che gli uomini sono superiori alle donne, eccetera. Cioè, da questo libro non si può evincere il suo orientamento politico, le sue idee di questo tipo, perché ovviamente quello che scrive un autore non è quello che pensa, soprattutto se si mette nei panni di persone di merda. Nel punto di vista del presente, ad esempio, abbiamo un uomo che è praticamente troppo caricaturale nel suo essere grottesco, è praticamente un incel, ok? Che tenta gli approcci, quelli, come si chiama quella roba tipo scuola di seduzione, vabbè, una roba terrificante. L'unica donna che c'è nel presente viene sessualizzata, nel futuro non ci sono donne, eccetera. Mi è stato detto che comunque l'approccio bene o male rimane questo, e io non ho interesse, a prescindere da quello che ci vuole dire Heinrich sull'essere umano, ok, a 360 gradi, maschio, femmina, non binario che sia, non mi interessa leggere questo tipo di storia, non più, o meglio, mi è piaciuto questo approccio, ho detto ok, bene, è stato interessante anche solo per, come dire, studio culturale di quello che c'è stato nel panorama italiano, ma non è una cosa che leggerei all'infinito, ecco. Anche perché lo stile di questo libro non mi ha fatto impazzire, non l'ho trovato particolarmente entusiasmante, sono andata avanti per la trama e svelati i motivi, cioè le modalità con cui funzionano le connessioni tra passato, presente e futuro, non mi interessa di più saperne, non mi interessa più leggere questo tipo di stile, sostanzialmente queste sono le motivazioni. Chiudiamo con la mia ultima lettura, un dark fantasy che attendeva in libreria da parecchio tempo. Sto parlando di Clericus di Francesco Battaglia, Anime Nere. Dunque, questo è un libro pubblicato in self con una copertina di Antonello Venditti, molto bella, molto curata l'edizione, molto curato anche il testo, e in generale sono rimasta super convinta da questa lettura. Ma di che cosa parla? Intanto abbiamo una sorta di rivisitazione del mito di Orfeo ed Euridice, benché non si tratti di un retelling in nessuna maniera di questa storia, e proprio a detta dell'autore, questo viene confermato nei ringraziamenti, si tratta anche di una rielaborazione di una campagna di D&D che ha avuto con dei suoi amici, una campagna di D&D che mi immagino essere con i personaggi malvagi, ok? Perché, che cosa succede? Clericus, chi è? Il chierico, ovvero il nostro protagonista Malasorte, nonché Arcadio XIII, un principe decaduto che ha avuto un passato molto complicato, perché 10 anni prima gli è stata uccisa davanti a sé proprio tutta la famiglia, nel momento in cui si sta per sposare la sua amata Griselda. E quello che lui vuole fare, proprio detto in soldoni, è riportare indietro Griselda dal mondo dei morti. Ci riuscirà, non ci riuscirà, chi lo sa, questo si scopre solo sul finale. La vicenda che invece noi seguiamo è il suo viaggio insieme ad altri individui molto discutibili, un ladro, un mago, uno stregone, che sarebbero inquadrabili come i cattivi di qualsiasi altro romanzo. In questo caso però sono i nostri protagonisti, nonché membri del party di Malasorte, che, come si evince dal suo nome, non ha avuto una gran bella esistenza, si trova costretto a unirsi a loro per il tentativo di trovare questo rituale di resurrezione, che ovviamente non è una cosa che apri la biblioteca e dici ah, ecco qua un bel rituale per portare indietro i morti, ecco. Quindi l'unico modo che ha per ottenere il suo obiettivo egoistico di riportare indietro l'amata è allearsi con loro, e per farlo ovviamente c'è tutta una serie di quest da superare, un viaggio molto standard alla D&D, che però è reso più peculiare dal fatto innanzitutto che sono i cattivi, quindi non è diciamo quel gruppo canonico di eroi un po' alla Dragonlance, che prevede un viaggio lineare in cui i buoni vincono sempre. Assolutamente no, ci sono perdite, ci sono sforzi da mettere in conto.
E soprattutto ci sono degli intermezzi che ci vanno man mano a raccontare il passato del nostro protagonista, che ci permettono di capire meglio le scelte che ha preso, perché lui è effettivamente una persona molto frignona, uno che si piange addosso, è anche appunto talvolta un po' incapace, e gli si vuole bene anche e soprattutto per questo, perché di fronte, accanto agli altri, quasi sembra sfigurare, e invece lui ha delle grandissime doti da chierico, da curatore, ed è benedetto dalla dea bianca, la dea Safril, di cui indossa il manto. Detto ciò, comunque, un altro elemento che mi ha convinto tantissimo è la prosa di Francesco Battaglia, che io ho sempre conosciuto per una prosa molto ricca, aulica, e che non ha perso questo tratto distintivo all'interno del romanzo, cercando però di migliorare dal punto di vista di immersione, dal punto di vista, motivo per cui secondo me in questo romanzo ha ottenuto un risultato davvero ottimo e soddisfacente per il lettore, perché non abbandona assolutamente i suoi tratti stilistici, la ricchezza del lessico che lo contraddistingue e che secondo me è proprio bella, perché ci permette di volare insieme a Malasorte, insieme al suo manto, di librarci sulle parole, tuttavia appunto con un punto di vista molto focalizzato, e una prosa immersiva che ci permette di essere costantemente all'interno della testa di Malasorte, di vivere con lui tutte le sue sfighe, imperiture. Quindi è un romanzo che ho davvero apprezzato tanto, perché ovviamente è un dark fantasy e quindi questo si allinea perfettamente ai miei gusti. Nel suo essere dark però non prevede, diciamo, quello sfogo di sangue e violenza che è più tipico dei grimdark, la violenza gratuita, e in questo caso è più, diciamo, l'oscurità dell'animo, che è la parte che prediligo di più di questo sottogenere e che forse, diciamo, evidenzia più il confine tra i due sottogeneri. Quindi è un romanzo che ho approvato a pieni voti, che mi è piaciuto tantissimo e che dovete recuperare se vi piace il dark fantasy, se volete leggere qualcosa, diciamo, che si ispira alla mitologia greca ma lontanamente, ecco. Io spero che il video vi sia piaciuto, se è così fatemi sapere con un mi piace o un commentino qua sotto, potete iscrivervi al canale e attivare la magicissima campanella, in descrizione trovate tutti i link ai libri che vi ho citato, con il mio link di affiliazione ad Amazon per supportare il canale, tutti gli altri social su cui trovarmi al di fuori di YouTube, e basta, io spero di nuovo che il video vi sia piaciuto, noi ci vediamo al prossimo, ciao!